La lista civica Cantiano Attiva è nata per dare alla nostra piccola comunità un maggiore benessere e la spinta necessaria per far ripartire la precaria economia di questi ultimi anni. Il gruppo che ha accettato di candidarsi non ha al suo interno militanze politiche e non è mai stato negli interessi dei singoli, ma condivide l'esigenza di riaprire il nostro territorio alle istituzioni, elemento necessario per incentivare una ripresa. Ognuno ha capacità e professionalità che possono contribuire al raggiungimento dei vari punti del nostro programma elettorale. Un programma importante che andrà spalmato nei 5 anni di mandato e che porterà benefici sia ai nostri abitanti che alle nostre aziende. Un programma che abbiamo condiviso insieme ad un tavolo di lavoro al quale hanno preso parte professionisti cantianesi che, anche se non in lista, hanno deciso di collaborare per mettere al servizio della comunità le proprie capacità, troppo spesso ignorate dalle precedenti amministrazioni. Ma vediamo ora il programma di Cantiano Attiva. Iniziamo dalle politiche d'impresa. Verranno effettuate tutta una serie di iniziative volte a favorire e ad attrarre investimenti produttivi, utilizzando anche tutti i canali della progettazione regionale ed europea per promuovere al massimo livello, nell'ambito del territorio comunale, ogni singolo progetto, con particolare attenzione alla nascita di start-up che, godendo di particolari regimi di favore per investimenti mirati, che potranno far crescere la nostra economia cittadina. In agricoltura incentiveremo il percorso di valorizzazione del cavallo del Catria e delle produzioni locali, incentivando le filiere corte, sviluppando un rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori per tutti i prodotti tipici, stimolando la creazione di consorzi di tutela. Istituiremo inoltre corsi di formazione sulle tematiche inerenti il mondo agricolo, al fine di favorire nuove conoscenze da impiegare in un ambito di crescita legata soprattutto al biologico. Nel commercio e artigianato collaboreremo attivamente con gli imprenditori locali e le loro associazioni, al fine di creare le condizioni per una concreta valorizzazione delle singole attività. Creeremo un piano strategico delle attività, analizzando le criticità e le dinamiche attuali dei settori, con l'obiettivo di individuare strategie utili ad incrementare l'attività del sistema locale. Per le nuove generazioni istituiremo un tavolo per le politiche giovanili, con il quale pianificare iniziative, cogliere opportunità di sviluppo e promuovere forme di aggregazione giovanile e intergenerazionale. Individueremo spazi da destinare all'aggregazione giovanile in cui gruppi e associazioni possono incontrarsi e confrontarsi. Creeremo uno sportello Informa Lavoro, rivolto ai giovani, adulti e in cerca di lavoro. Agevoleremo i giovani imprenditori locali che vogliono avviare attività commerciali o di altra natura sul territorio comunale. Creeremo e daremo supporto a progetti riguardanti le pari opportunità, gli stage formativi in collaborazione con aziende ed istituti scolastici di ogni grado. Per il turismo, il nostro obiettivo è un modello sostenibile che faccia leva sulla creazione di un sistema coordinato che coinvolga l'intero tessuto socio-economico e che si basi sulla capacità di valorizzare il territorio con azioni di marketing attivo a livello nazionale e internazionale, promosse dal Comune. Il riconoscimento della bandiera arancione sarà maggiormente utilizzato perché noi crediamo che il turismo rappresenti l'opportunità che permetterà la costituzione di progetti identitari attorno ai quali far coinvolgere la partecipazione e l'orgoglio dell'intera comunità. Intercetteremo tutte le opportunità di contributi a fondo perduto, partecipando a tutti i bandi che verranno emessi, generando le condizioni per investimenti privati e in partnership. Potenzieremo la programmazione culturale annuale in collaborazione con le associazioni e gli istituti scolastici. Creeremo nuovi itinerari culturali, convegni, mostre e percorsi ad hoc, come ad esempio le strade del vino di Viscola, collegando i produttori con quelli degli altri comuni in un itinerario che sappia raccontare sapientemente le nostre ricchezze artistico-culturali, assieme alla nostra ristorazione di eccellenza, il tutto impreziosito da un vino speciale come quello di Viscola. Daremo massimo supporto ad ogni livello e in ogni sede a tutte le attività legate alla turba, collaborando fattivamente alla sua crescita e al rafforzamento di ogni iniziativa a lei legata, a partire dal museo. Per la Fiera Cavalli ci batteremo affinché la legge regionale sulla valorizzazione del cavallo del Catria venga dotata annualmente di maggiori risorse per elevare il livello della manifestazione. Costituiremo un soggetto che gestisca la fiera 365 giorni l'anno, che valorizzi adeguatamente il cavallo del Catria e le strutture a lui più vicine, come gli allevatori e il maneggio,
che crei le giuste sinergie tutto l'anno con gli operatori locali. Ne penseremo delle nuove, come le Vie del Gusto, una manifestazione che racconterà le eccellenze e tipicità cantianesi, dal pane alla visciola, dal tartufo alla birra, senza dimenticare le nostre norcinerie. Confermeremo la partecipazione agli itinerari della bellezza, rafforzando le iniziative. Proveremo ad ottenere il riconoscimento di borghi più belli d'Italia, per consolidare la nostra posizione di borgo bello ed accogliente. Nel corso dell'azione amministrativa punteremo con grande forza e decisione al bando regionale per riqualificazione e valorizzazione dei borghi storici. L'accesso del Comune al bando dei borghi accoglienti permetterà poi agli operatori economici e dai privati cittadini di poter accedere ad altri bandi in cui vengono riconosciuti i contributi a fondo perduto per la realizzazione di investimenti vari, soprattutto in chiave ricettività. Lavoreremo per attivare il sistema di albergo diffuso, in grado di integrare e coordinare offerte puntuali ed aggregate e in grado di assicurare almeno 100 posti letto. Nel campo dell'urbanistica possiamo dire, pur nella sua semplicità, il territorio urbano di Cantiano, contesto naturale, insediamenti residenziali e per servizi, insediamenti produttivi, non è sempre riuscito a coniugare quanto di storico ereditato con la programmazione e realizzazione di interventi risanativi o innovativi. Così, la necessità di ampliamento e ammodernamento del patrimonio abitativo si è spesso realizzata a discapito di un integrale recupero del centro storico, per il quale politiche discutibili basate sulla sola tutela hanno di fatto generato il completo svuotamento e il non utilizzo di strutture rimaste testimoni di un passato forse non eccessivamente glorioso, ma sicuramente operoso. Si deve superare una logica politica basata su divieti che non solo impoverisce il patrimonio, ma peggio, lo consegna ad un inesorabile degrado. Nel nostro programma abbiamo elencato una serie di interventi che reputiamo essenziali per un miglioramento generale della vivibilità e dell'accoglienza turistica. Abbiamo inoltre elencato interventi importanti su acquedotti, fogne, illuminazione pubblica, viabilità e soprattutto zona cimiteriale. Un particolare interesse lo abbiamo convogliato alle agevolazioni per chi vuole fare impresa. Verrà istituito un apposito ufficio all'interno del comune, dedicato all'assistenza sui programmi e opportunità di finanziamenti agevolati e contributi agevolati. Promuoveremo sinergie tra le associazioni di volontariato e gli uffici comunali per partecipare a bandi al fine di acquisire risorse aggiuntive utilizzabili anche a fini sociali e turistici. Per lo sport, il nuovo corso amministrativo lavorerà per centrare bandi per recuperare le strutture sportive esistenti e crearne delle nuove, mettendo i nostri giovani e tutti gli sportivi nelle migliori condizioni di fruire dei servizi, perché lo sport è motore di sviluppo ed è importante fattore sociale per crescere una comunità. Diciamo basta a lucchetti alle nostre strutture. Renderemo strutturare un piano di manutenzione programmata pluriennale delle infrastrutture presenti al fine di risolvere le criticità che concorderemo con le associazioni sportive. Apriremo il capitolo del turismo sportivo e la promozione dei luoghi deputati per questo, come quello della sentieristica dedicata al cavallo, ai camminatori, ai ciclisti, della pesca sportiva, consci del fatto che ormai molti turisti scelgono di trascorrere le vacanze all'insegna dello sport e dell'aria aperta. Nel settore dell'istruzione, in sinergia con gli istituti scolastici, punteremo a realizzare un progetto pluriennale nell'ottica di un apprendimento attivo interattivo finalizzato alla promozione dell'educazione civica e al rispetto dei beni comuni attraverso la riproposizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, la partecipazione attiva agli eventi istituzionali, iniziative rivolte alla conoscenza della Costituzione italiana, attività orientate alla valorizzazione della cultura, della pace, della legalità e soprattutto del rispetto della persona. Nel settore salute e sanità, al centro dell'azione amministrativa, ci sarà la creazione di un polo sanitario di primario interesse con una proposta capillare sul territorio, capace di passare dalla telemedicina ad un centro polifunzionale. Una rete che potrà contare sull'apporto di professionisti e volontari. Il tutto sarà seguito dal Comune. Per la cultura creeremo un tavolo tematico permanente per l'organizzazione degli eventi, costituito dalle associazioni e cittadini che hanno volontà di collaborare attivamente nell'organizzazione operativa degli eventi. Faremo partire le attività del Teatro Capponi con stagioni teatrali e rassegne musicali, stimolando la partecipazione del pubblico alle diverse proposte. Favoriremo l'attività di coinvolgimento dei bambini e delle scuole al teatro, con l'organizzazione di spettacoli rivolti a questa fascia di età, promuovendo l'utilizzo del Capponi da parte degli istituti scolastici.
L'ascolto costante, il confronto, il coinvolgimento saranno gli assi portanti del nostro corso che tornerà ad aprire le porte del comune per un dialogo aperto e franco con la cittadinanza. La casa comunale diventerà il luogo dove poter dare risposte, allo stesso tempo pensare insieme ai cittadini un comune modello nel quale elaborare i migliori esempi di gestione della cosa pubblica nei diversi settori e poi attuarli. Come recita il nostro motto, amici cantianesi, attiviamoci. Abbiamo di fronte un bivio, immobilismo e paura o progettualità e crescita. Sta a noi scegliere se diventare artefici del nostro destino per trasformarlo in un futuro di sviluppo, oppure autocondannarci al lamento e al rammarico di non essere riusciti a dare risposta alle nuove generazioni.